La battaglia per il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi di tutti. In occasione del 1° maggio, quello di Mattarella è insieme un messaggio di fiducia nel futuro e un ancor più forte appello all'unità. La Repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro. Senza lavoro buono e dignitoso per tutti, non ci sarà neppure la ripresa che vogliamo. Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza. La pandemia ha imposto all'Europa una svolta a cui, sottolinea, siamo orgogliosi di aver contribuito cambiamenti come i recovery plan da rendere permanenti. La pandemia ha inferto sofferenze, ferite profonde e tuttora ci impone sacrifici e rinunce, ma non possiamo sprecare l'occasione e disattendere il dovere di compiere tutti insieme un salto in avanti. Innovazione digitale, transizione ecologica, sostenibilità, i pilastri della nuova stagione di crescita, sfide difficili in cui tener conto dell'equità fra territori e persone, dei giovani, le donne, chi il lavoro l'ha perso, lo cerca o ne ha uno precario, e il rifiuto dello sfruttamento degli immigrati. La responsabilità delle istituzioni è cresciuta, ma serve la responsabilità di tutti, sindacati, cittadini e imprese. Anche a loro è chiesto di investire, di cambiare ciò che è divenuto obsoleto nella loro struttura, di scommettere su nuove tecnologie, di superare consumate pigrizie, puntando coraggiosamente sul valore delle persone. Diritto al lavoro, aggiunge Mattarella, e anche diritto alla sicurezza, l'omaggio al monumento ai morti sul lavoro nella sede dell'INAIL come un monito, intollerabili le troppe vittime a causa di norme eluse e violate.